oggi, domenica 4 settembre, lo Stadio d'Italia si è tenuta la prima partita ufficiale per il Massafra, che l'ha vista sfidarsi contro il Ginosa. Com'è andata? Un forte Ginosa, direi. Bene, bene, perché una squadra nuova come la nostra, per più del per il 90% dei 22, noi abbiamo solamente 4 uomini della scorsa stagione, siamo 23, quindi tutto il resto è tutto nuovo. Quindi era un punto interrogativo, perché assemblare una squadra che possa esprimere un gioco bello da vedere non è facile. Contro una squadra attrezzata bene, con dei nomi molto importanti, è stata una partita maschia, e mai troppo scorretta, e quindi ritengo che anche le due espulsioni sono frutto magari di una pressione che abbiamo portato sui portatori e quindi li ha costretti al fallo. Quindi questo modo di approcciare, diciamo, al campionato mi lascia ben sperare per il proseguo, perché sicuramente il Massafra dovrà avere un ruolo di mina vagante, secondo me. Quindi spero che saremo, diciamo, l'incognita, quelli che non si sa mai che cosa possono combinare. Però ho visto l'impegno importante, ho visto la squadra sicura, ha seguito i consigli che gli sono stati impartiti durante la settimana e ha svolto, secondo me, una buona partita. A metà del secondo tempo avete eseguito un cambio, Girardi, cambiandolo con un difensore. Come mai? Allora, perché chiaramente succedeva questo. Mi sembra che eravamo sul 2-0, 2-1, eravamo andati sul 2-1 in quel momento. No, avevo già pensato di farlo prima, in realtà, perché stavo vedendo un po' la difficoltà di alcuni uomini nelle retrovie, pertanto avevo pensato di mettermi in modo speculare con un 3-5-2, in modo da poter avere uomo contro uomo in ogni parte del campo. E nella circostanza invece il nostro terzino ha accusato dei crampi, quindi non è riuscito ad arrivare su quella palla facendo un fallo in rigore, ma a quel punto ormai era già stato decisa questa cosa. Forse in quel momento aveva ancora più senso farla, perché uno scoramento poteva significare un pareggio che ci sarebbe stato troppo pesante per via dei due gol che poi su fuori casa nella Coppa Italia valgono doppio. Tanti erano i tifosi sugli spalti, che naturalmente sono stati il 12° uomo in campo, hanno influito molto, vero? Tanto, moltissimo, senza dubbio. Noi vogliamo vedere altrettanti e sappiamo che dipende da noi, perché sono i risultati quelli che poi ci daranno i numeri. Quindi facendo risultato la gente si avvicinerà sempre di più, anche perché veniamo da due campionati un po' difficili e speriamo di fare meglio dei precedenti. Quindi facciamo semmai un invito ad avvicinarsi ancora di più al calcio, diciamo, quindi al Massafra, con i giallorossi, e naturalmente facciamo il tifo per la prossima partita contro il ritorno contro il Ginosa a Ginosa. Quello che voglio dire, noi gli prometteremo di venire a vederci, perché si divertiranno, su questo non devono avere dubbi. Ci saranno partite bellissime, ci saranno partite dove soffriremo di più, però io penso, dalle indicazioni che ho raccolto dalle amichevoli e da questa partita in particolare, sono fiducioso che i ragazzi possano veramente fare un buon campionato. Siamo qui al termine della partita di Massafra Ginosa. Siamo qui con il mister Pizzulli del Ginosa. Com'è andata la partita? Beh, insomma, ci sono state cose positive e cose negative. E niente, noi siamo partiti, insomma, leggermente in ritardo come preparazione. E un po' stiamo pagando lo scotto, ecco, di questo ritardo.
tutto sommato, ecco, mi ritengo soddisfatto, perché comunque la squadra ha sempre sviluppato il gioco partendo dal basso e siamo arrivati tante volte nell'area avversaria, non però concretizzando, e quindi ci è mancata, sai, la lucidità giusta. Non avete mai mollato dall'inizio fino alla fine, ma cos'è mancato veramente al Genoa? Secondo me la lucidità, e poi magari dobbiamo ancora migliorare i meccanismi difensivi, dato che oggi in difesa 2 su 3 erano nuovi, e quindi sai, nel frattempo devi collaudare, ci sono delle piccole disattenzioni. Poi insomma avevamo delle assenze per me importanti, ci mancava De Palma, difensore centrale, ci mancava Fumai, il nostro trequartista, e noi ne risentiamo, abbiamo una rosa lunghissima, e quindi nel momento in cui ti mancano dei giocatori cardine un po' ne risenti. Domenica prossima a Genoa si terrà la partita di ritorno, cosa chiederai ai giocatori per la prossima partita e naturalmente quali sono le aspettative per tutto il campionato per il Genoa? No, la verità è che ecco, non è una questione appunto di chiedere, è una questione di lavoro. Stiamo lavorando, la preparazione ancora a noi è in corso, non è stata conclusa, e quindi dobbiamo abbinare al lavoro fisico pesante, dobbiamo abbinare insomma un po' tutti i lavori tattici, e quindi non è un discorso improntato a domenica prossima, è un discorso improntato, ecco, a tutto il futuro del campionato. Il discorso, ecco, che abbiamo fatto con la società non è mai stato, io sono 14 anni che sto qui, non abbiamo mai improntato un discorso sulla vittoria. I nostri discorsi sono stati sempre sulla crescita e sul miglioramento, e per 14 anni abbiamo sempre migliorato la nostra posizione in classifica anno per anno, è stato un crescendo, abbiamo vinto 4 campionati, siamo partiti dalla terza categoria, quindi anche quest'anno non ci siamo prefissati mete diciamo ecco lussuose, vogliamo solo migliorare quella che è stata la posizione dell'anno scorso. Quindi sono le ambizioni almeno della salvezza. Sì, l'anno scorso noi abbiamo fatto il 7° posto, e quindi cercheremo, ecco, di, diciamo, ci poniamo come obiettivo sempre quello di migliorarci. È un giochino che comunque ci aiuta e ci stimola sempre.